Autobiografia di mio padre, Antonio Grossi, scritto da mia sorella. Mi perdonerete il familismo, ma quando si parla di nazifascismo non posso fare a meno di pensare a mio padre partigiano. Questo libro parla di noi perché come un ragazzo adolescente percepisce il regime fascista in un piccolo paese, Irpino, in provincia di Avellino. Il paesetto inconsapevole nell'isolamento rurale fu naturalmente coinvolto nelle vicende del regime, pur restando in più nell'ignoranza totale. Avemmo i nostri gerarchi e gerarchetti, scelti tra i fascisti della Primora. Tra questi un personaggio di statura materiale e morale così bassa da essere soprannominato Pupazziello, catapultato al vertice dell'amministrazione comunale da una foto che lo ritraeva casualmente tra i rientranti dalla marcia del 22, all'età di 7 anni. Avemmo anche i nostri squadristi, giovani aggressivi, che sfogavano in vessazioni autorizzate, stupidità e violenza. I fascisti, convinti, erano tra i personaggi meno stimati del paese, alcuni crudeli, altri idioti e ignoranti, o opportunisti o fanatici, o dotati di tutte queste qualità. Ciò che più colpiva la mia coscienza di ragazzo era il piacere che questi capetti provavano nel vessare gli altri, nel sentire l'odore della paura di quelli su cui si arrogavano un potere assoluto, delle laide risate di quando impartivano qualche lezione e quel loro violento inneggiare alla morte. Ero adolescente, mi piaceva vivere e mi è piaciuto sempre. I paesani, che pur iscritti per obbligo non partecipavano alla gestione del potere, provavano per i militanti, oltre alla disistima, paura e disgusto, più per conoscenze e sopraffazioni diretti che per motivi politici. Pochi ne sapevano di più. Le notizie che dalla capitale arrivavano, oltre le nostre chiuse colline, erano deformate dal Ministero della Propaganda. In città, a scuola, l'oscuramento della verità era ancora più articolato e persino più pervasivo. Delle leggi razziali sapemmo a scuola perché i libri scritti da ebrei furono eliminati e mia madre dové comprare testi nuovi per lo studente delle magistrali che allora ero. Non conoscevamo nessun ebreo, ad Altavilla c'era stata una famiglia, quella di un ingegnere della miniera di Zolfo, ma se n'era andata da un decennio. Non avevo né insegnanti né compagni di classe ebrei, non li ho visti emarginati e deportati, non sapevamo. Né io né la maggior parte dei paesani dei campi di sterminio nazisti. Quella sostituzione dei testi fu causa di preoccupazione di soldi, di irritazione in casa, segnata dal fastidio della mancanza di spiegazioni e di un mistero che intuivo violento.